Continuano gli appuntamenti in Campania. Promossi dal neocostituito Comitato Referendario Regionale, basta un sì Campania Agricoltura, in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. L'ultimo incontro si è tenuto sabato 5 novembre, alle ore 18, presso l'aula consiliare del Comune di Agropoli, alla presenza dell'avvocato Francesco Alfieri, sindaco di Agropoli e consigliere presidente Regione Campania per l'agricoltura, caccia e pesca, dell'onorevole Sabrina Capozzolo, responsabile nazionale per le politiche agricole del Partito Democratico e promotrice del Comitato Referendario Regionale Basta un sì Campania Agricoltura e dell'onorevole Emanuele Fiano, responsabile nazionale riforme istituzionali e sicurezza del PD. L'incontro è stato fortemente voluto dal Comitato Territoriale di Agropoli, che fa parte della rete di circoli che stanno nascendo su tutto il territorio regionale e che fanno capo a Campania Agricoltura. Oggi, con la riforma costituzionale approvata, possiamo entrare nell'ordine delle idee che una proposta di legge che entra in Parlamento, quindi nella sola Camera dei Deputati, a distanza di poche ore può diventare legge. Molto spesso mi capita, come capita a tutti i miei colleghi, di parlare con imprenditori agricoli, con persone che lavorano in questo settore, che mi raccontano quali sono le difficoltà in questo settore e mi chiedono determinati interventi. Questo è il risultato, ad esempio, di tutto questo lavoro dato vita al collegato agricolo. Volete sapere noi quanto ci abbiamo messo per approvare il collegato agricolo? Più di 800 giorni. Per il motivo di cui prima, cioè la Camera lo vota, lo passa al Senato, il Senato cambia una parola, ritorna alla Camera, la Camera ricambia un'altra parola e abbiamo fatto questo per più di 2 anni. Questo cosa significa? Che l'imprenditore che 2 anni fa è venuto da me e mi ha detto che aveva determinate difficoltà e che aveva bisogno di determinati interventi, e noi abbiamo risposto a questi bisogni dopo più di 2 anni, quell'imprenditore agricolo che è venuto da me potrebbe tranquillamente essere fallito, potrebbe tranquillamente non essere più in attività. Quindi questa riforma riguarda la capacità dello Stato di rispondere in tempi brevi, in tempi certi, alle esigenze dei cittadini. Dice Maurizio Luini, sono parole importanti, sono un testamento morale, ci dicono qual è la verità su questo testo. La Costituzione è un testo che si verrà completando e adattando alle esigenze dell'esperienza storica. E già qui questa è una frase importante per chi fa politica. Mi dice il sindaco che questa sera sono presenti molti amministratori, molti consiglieri, cittadini, militanti del partito. Noi che facciamo politica? E noi che dobbiamo avere in testa che la Costituzione, le Costituzioni, sono un testo politico, derivano da una contesa politica. Sabrina prima ha parlato delle differenti posizioni dei partiti a quel tempo. La legge costituzionale, che è la legge più importante di tutti, è anch'essa frutto di un dibattito che ci fu, se doveva esserci una Camera o se due, se il governo doveva essere di natura parlamentare o di natura presidenziale come voleva Calamandrei o parlamentare come voleva Luigi Einaudi. Se dovevano esserci subito le regioni, se doveva esserci una Corte Costituzionale, è un testo politico. E dice Meuccio Ruini, adattandolo alle esigenze dell'esperienza storica. Chi fa politica ad un livello alto, come in questa città siete per vostra fortuna abituati a fare, sa che è l'esperienza storica che ti insegna quali sono i problemi che devi risolvere e consegnare in un testo costituzionale o anche in una delibera di consiglio comunale. Abbiamo consentito un processo di revisione e si riferisce all'articolo 138. Adesso lo dicono meno, ma all'inizio qualcuno diceva che non si possono modificare i testi costituzionali, che richiede meditata riflessione, e vi abbiamo già detto che per oltre 2 anni e mezzo, anzi 3, perché già all'inizio avevamo iniziato col governo Letta a pensare alla modifica del 138, ma che nulla cristallizza in una statica immobilità. Nulla dice. Non dice c'è una parte che è cristallizzata, nulla, perché noi ossequiamo e rispettiamo la prima parte della Costituzione e nulla abbiamo cambiato, ma è bene anche che si dica, c'è una sola cosa che è immutabile nella Costituzione, la natura repubblicana del nostro Stato, perché il resto in teoria è modificato. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. Oh, non sono io che lo dico, non è Matteo Renzi, non è neanche uno dei leader della storia dell'idea progressista in questo paese, sia di natura
cattolica democratica, penso alle parole di Leopoldo Elia 20 anni fa, o dell'origine di sinistra, comunista, socialista, le parole che a più riprese dissero Berlinguer, Togliatti o Craxi, chi volete voi, o di natura laica come furono gli epigoni del liberalismo in Italia, in Italia o in Repubblica. Lo dice chi l'ha scritta?